un traguardo importante per il premio Furla essere qui oggi alla Biennale di Venezia con la performance di Chiara Fumai, che è la vincitrice della nona edizione. Questa è una delle sale che sto utilizzando per questa performance, che si chiama I Did Not Say or Mean Warning. Consiste nell'occultamento di un messaggio anonimo all'interno di alcune strutture legate all'informazione della fondazione stessa. E questo messaggio è stato nascosto in una presentazione della fondazione. Io presento le varie sale della fondazione, dando alcune informazioni come se fossero informazioni turistiche per il pubblico, ma allo stesso tempo usando il linguaggio dei segni, il linguaggio LIS. L'opera è scomposta in due parti, una video performance che viene presentata nei monitor della fondazione e una performance live realizzata dall'artista che accompagna i visitatori del museo in un viaggio all'interno delle collezioni, durante il quale inserisce, quasi come un virus, un messaggio lasciato in una segreteria telefonica da un terrorista di quale non sappiamo l'identità ad una sezione femminista impegnata nella lotta armata negli anni 70 in Italia. E questo messaggio è una riflessione su come la rabbia possa essere gestita e una riflessione anche su come possa essere espressa sia fisicamente ma anche verbalmente, a livello anche concettuale. Quindi l'artista utilizza il linguaggio dei segni per esprimere l'indicibile. Nella descrizione di queste opere ho inserito questi messaggi, declinandoli sia attraverso la spiegazione dell'opera, ma anche sempre introducendo il linguaggio LIS nelle parti più. E credo che funzioni molto bene, perché in realtà la rappresentazione femminile, quindi la donna come oggetto del dipinto, è rappresentazione, ma è anche rappresentazione del suo stesso silenzio.